dei ragazzi stanno tornando a casa loro, dopo una festa con gli amici. I ragazzi a un certo punto si perdono ed entrano in una piccola stradina che passa proprio in mezzo a un piccolo bosco. I giovani, non sapendo dove si trovano, incominciano a percorrere questa strada e ad un certo punto, proprio davanti a loro, si materializza la figura di una giovane donna con un abito bianco. Oh, God! Nel secondo filmato, un uomo sta dormendo tranquillamente nel suo letto, finché a fianco a lui non si materializza la figura di una ragazzina. Nello stesso momento, l'uomo incomincia ad agitarsi, come se avesse avuto un incubo. La ragazzina appare di nuovo, ma l'uomo non si accorge di nulla. Subito dopo poi scompare. Il terzo filmato è una di quelle situazioni che nessuno di noi vorrebbe trovarsi. Una telecamera di sicurezza riprende un uomo che attraversa un corridoio buio. Dalle immagini si può notare che a un certo punto appare una figura oscura che butta a terra l'uomo. Quella strana ombra prende l'uomo e lo trascina per terra. L'uomo si agita e riesce a liberarsi, fuggendo via terrorizzato. I baby monitor sono apparecchi che vengono usati da alcuni genitori per sorvegliare i propri figli nelle loro stanze. Questi strumenti sono molto utili per sentire il bambino che piange o per vedere cosa fa. Molte volte però è capitato che questi piccoli apparecchi hanno catturato qualcosa di veramente strano. Più che strano, è incredibile. In questa stanza c'è questa culla con questo bambino che sta piangendo. I genitori lì per lì non intervengono e osservano il bambino dal baby monitor cosa sta facendo. Ad un certo punto però si può notare il piccolo salire sul ciglio della culla, riuscendo a mantenere un equilibrio che un bambino di quell'età non potrebbe mai mantenere. Nessun bambino di quell'età riesce a rimanere in quella posizione sulla culla, in quella maniera. Se notate bene dalle immagini, a un certo punto il bambino è come se venisse lasciato da qualcosa. Il bambino rimane in quella posizione per un paio di secondi. Dopodiché cade nella culla. La cosa veramente strana è che sembra che il bambino viene lasciato, come se qualcuno, qualcosa, l'avesse prima fatto salire e poi l'avesse fatto cadere nella culla stessa. Cosa ne pensate di quest'ultimo video, ragazzi? Secondo voi è normale che un bambino di quell'età possa fare cose del genere? O c'era realmente uno spirito in quella stanza che ha agito in quella maniera? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!